raccontare il progetto Ricerca Per, che si chiama Workspace Ricerca Per Research and Dramaturgy. Raccontarlo a delle persone che non frequentano, come dire, l'ambito specifico, ho notato che c'è un se si fa questo esempio le persone riescono a capire anche un po' meglio. Per esempio parlavo con un falegname e gli dicevo: immagina di poter dedicare un mese nell'arco di un anno, scandito da due sessioni di due settimane in cui ti incontri con altri 10 falegnami e ciascuno di voi condivide con l'altro i suoi materiali più preziosi. Dice: io sto cercando di tagliare così perché se lo taglio così poi mi viene questo e poi mi viene quest'altro. Quindi è questo scambio di strumenti, scambio di sguardo sui materiali. E è come se fosse un incubatore, nel senso che tutto quello che succede all'interno di queste due settimane di ricerca è un po' una specie di frullatore dove accade di tutto e poi viene metabolizzato, risuona poi nel periodo invece in cui ci si allontana. Durante questa annualità sono state coinvolte 5 artiste, che sono Michela De Petris, Francesca Saraullo, Marta Olivieri, Amalia Franco e Valeritta Meo. Se parliamo in termini di ricerca artistica, sappiamo che gli output, cioè i risultati, arrivano poi almeno 10 anni ci vogliono. Per cui quello che si fa qui è tutto un approfondimento, un distanziamento, un girare i materiali, guardarla dall'altra parte, togliere qualcosa, poi rimettere. Stando in queste domande, in queste ossessioni, in questi materiali, in questi interessi, vedere che cosa viene fuori al di là di andarlo a cercare per poi volerlo cristallizzare in una forma in un determinato momento. Lo scambio di ruoli agevola, insomma, questo processo. Share Training Torino è un progetto che si basa sulla condivisione di pratiche e training tra danzatori e quindi si rivolge a danzatori professionisti nell'ottica di, diciamo, supportare quella che è la formazione continua del professionista, che è un elemento insomma, fondamentale nella vita e nella vitalità del professionista. Durante la sessione di ricerca PER, come da un po' di anni accade, una mattinata è stata dedicata all'incontro fra questi due progetti e persone che fanno parte di questi progetti, per cui le artiste partecipanti all'annualità di ricerca PER hanno guidato una mattinata di training e quindi attraverso le loro proposte è stata anche un'occasione di condividere parte del loro lavoro attraverso la proposta di una pratica con la comunità di danzatori del territorio. Se Share Training risponde alla necessità di allenamento quotidiano sui corpi dei danzatori, dall'altra parte Ricerca PER risponde alla necessità dell'artista di investire sulla fase preproduttiva, investire per professionalizzarsi all'interno delle proprie metodologie, della propria specificità, cifra artistica, identità.